Ok, ciao a tutti ragazzi, qui è Sara39 che parla. È da tanto, fin troppo tempo, che non ci vediamo. Con questo video vorrei annunciare ufficialmente la riapertura del canale. Infatti, da inizio settembre, credo, riprenderemo a fare video. Sì, avete capito bene, finalmente siamo tornati. Però adesso devo spiegare anche perché abbiamo abbandonato. Beh, diciamo che non trovavamo più qualche gioco, qualche modalità di Minecraft, perché Minecraft c'è sempre, però dopo un po' diventa noioso, nel senso diventa sempre quello. Non c'è qualcosa che dici: ah, che bello, hanno aggiunto questo, posso fare una serie diversa da quelle che ci sono su YouTube già. Alla fine Minecraft è quello, survival, buona, costruisci, fai, ok? Bene, è bello, non ho mai detto il contrario. Però per quello che vogliamo, che vorremmo fare noi è un po', come si può dire, monotono, è un po' monotono. Tutto qua. E quindi non riuscivamo a trovare giochi che potessero interessare prima di tutto noi e poi anche voi, perché comunque se un gioco non interessa a chi lo sta registrando, di certo è quel menefreghismo che lo youtuber ha nei confronti del gioco si ripercuote nel video e quindi poi viene visto anche dai suoi iscritti, che non è mai una cosa buona, perché gli iscritti alla fine fanno andare avanti il canale. Se a me non piace un gioco, poi non piace neanche a voi. Ed è una reazione a catena, che quindi a voi non piace il canale, più o meno la cosa è quella. Quindi abbiamo deciso di prenderci una pausa nel mentre che a me doveva arrivare un nuovo PC, che è lì, carino e coccoloso. Adesso vi faccio passare tipo qualche immagine qua del PC, molto bene. Quindi, appunto, come stavo dicendo, il PC adesso mi è arrivato ed è anche tornata la voglia di fare video, in quanto abbiamo il supporto tecnologico che ce lo permette. Prima, per fare un video, e il programma di editing crashava e il gioco non potevo registrarlo perché sennò andava a scatti. Scusate. Quindi questo erano i nostri problemi prima. Adesso i problemi non ci sono, i problemi che avevamo prima. Quindi sì, siamo tornati. Purtroppo però senza un membro. Kitto. Kitto purtroppo non sarà attivo nel canale. Perlomeno non adesso, in quanto è in quinta istituto tecnico, quindi ha la maturità. Poi vabbè, ha la ragazza e quindi deve stare dietro anche a lei. Ed è un momento un po' delicato per Kitto, e quindi non se la sente di rimettersi a far video per poi non essere continuo. Nel senso, magari fa i primi 3-4 video, poi magari si deve prendere una pausa per un mese così, e diciamo che non è né bello nei confronti nostri, perché dovremmo tappare i suoi buchi, in quanto ci daremo delle schedule, né bello nei confronti vostri, in quanto prima c'è, poi non c'è, cioè non è neanche giusto. Detto ciò, passiamo alla prima serie che avremmo intenzione di fare. Ho appena detto che Minecraft è noioso. Bene, una serie di Minecraft. Legit. Però questa serie sarà una coop tra me e Auron, dove giocheremo in un server che osterò io, così, moddato, quindi con delle mod sia tecniche. Oddio, tecnico. Ci sono soltanto la AE3 e la Buildcraft, quindi non so quanto possa essere tecnico, però
Va bene, ma soprattutto è un modpack che come obiettivo principale ha quello di ottenere dei manufatti che si trovano in una dimensione creata dalla mod Atom. Questa mod appunto implementa un nuovo mondo, un po' come la Twilight Forest, se vogliamo parlare di mod più famose. Quindi sì, questo più che altro, bisognerà esplorare questo mondo che esponerà attraverso un portale, poi faremo vedere nella serie, quindi state pronti perché è già tutto organizzato, deve soltanto tornare Auron dalle vacanze e la serie potrà iniziare. È una serie in cui oltre all'Atom, cioè ci sono altre mod ovviamente, una di queste, di cui non mi ricordo il nome, implementa delle modalità di sopravvivenza un po' più, tra virgolette, estreme e reali, nel senso che c'è la temperatura corporea, per esempio, che quando sale troppo inizia a farti perdere vita, oppure quando scende troppo idem, e poi vabbè c'è la sete, le solite cose. Quindi comunque una mod carina che si abbinava bene con l'Atom. Detto ciò, per ora le mod non sono tantissime, saranno una ventina più o meno. Quindi se poi ci verrà in mente qualche altra mod carina, se la scopriremo navigando su Curse mi sembra, dove ci sono tutte le mod per Forge, le implementeremo anche esse. E questo è quello che riguarda la prima serie che abbiamo intenzione di fare. Credo che dovremmo riuscire a pubblicare un video al giorno di quella serie, credo, ancora, però le tempistiche sono tutto campato per aria, in quanto non abbiamo ancora visto il tempo che ci vorrà per registrare il video, perché se diventa troppo noioso, cioè se diventa troppo lungo e troppo noioso, se diventa troppo corto è un video inutile, diciamocelo chiaro e tondo. I video troppo corti sono inutili, cioè nel senso, io non guardo, cioè ok, si riguarda alcuni video di 3-4 minuti che fanno ridere, ma un video gameplay di 3-4 minuti, a meno che non sia un funny moments, direi che non ha molto senso. Un video gameplay per me deve essere almeno di 10-15 minuti, è il range di video che accetteremo di fare. Per quanto riguarda altre serie che abbiamo in programma di fare, beh, siamo molto confusi, in quanto dovrebbero essere serie individuali, una serie di gruppo, quindi di tutto il canale, e poi due serie individuali, più o meno, dovrebbe essere così. Io per ora non ho idee, cioè oddio, ne ho una, ma si parla di novembre, in quanto in quel mese uscirà Fallout 4, e di quel gioco vorrei portarvi dei video, ma non video gameplay, sono video con un format un po' diverso, un format come si dice, quasi un racconto. Voglio raccontarvi la storia del mio personaggio, quindi sarà tutto un post commentary, non sarà in live, sarà molto editato, quindi non so, quello di sicuro un video al giorno no, uscirà due video alla settimana forse, non si sa ancora, perché appunto sarà proprio la storia, non sarà un video gameplay che l'ho registrato, metto intro, metto musica di sottofondo, faccio due tagli ed è a posto. No, sarà una cosa un po' più lavorata. Non so se avete presente un po' come ha fatto Terenas su Fallout 3. Lui l'ha fatto perché con l'uscita di Fallout 4 voleva raccontare la storia per riprendere tutto il filo narrativo da Fallout 3. Sì, ottima idea. E io però vorrei farlo con Fallout 4.
perché mi è piaciuta come idea e l'ho voluta, e la riproporrò con, vabbè, ovviamente delle modifiche e delle cose di mia testa, però più o meno la base sarà quella. Ok, tutto questo appunto è possibile grazie al computer nuovo, che mi permette di far girare praticamente tutto, senza praticamente tutto. Quindi, se avete delle richieste particolari, tipo prova questo gioco, fai un video su questo gioco e dici cosa ne pensi, fatemi solo sapere, io provvederò e vi farò tipo una mini recensione lampo delle impressioni a caldo sul gioco. Sarebbe... questo è un bel format che mi piacerebbe portare. Quindi voi mi inviate un gioco, io faccio una mini recensione delle prime 2-3 ore di gioco, più o meno, dicendo cosa ne penso, i lati positivi e i lati negativi. E questo è tutto quello che riguarda la programmazione delle serie, perché Auron ancora non mi ha specificato una serie che vorrebbe fare da solo. Sinceramente non lo so, non so che serie potrebbe fare, quindi è tutto in sospeso per quello che riguarda Auron. Ok, allora, siamo arrivati praticamente alla fine di questo video. In quanto un video aggiornamento barra vlog barra quello che volete, non do molto peso alla durata, perché se le cose da dire sono quelle non posso allungarle all'infinito mettendo cose che non c'entrano. L'ultima cosa che vorrei accennarvi è che da settembre, quindi da quando ricominceremo a fare video, vogliamo portare dei contenuti, cioè almeno io, ma credo anche Auron, vogliamo portare dei contenuti più curati, in quanto prima, diciamocelo chiaramente, i video di Minecraft erano registrati, facevi due tagli e li caricavi su internet. Non c'era molto lavoro dietro, in effetti, cioè, lo ammettiamo, non ci siamo mai sforzati molto. Però adesso con computer nuovo e la possibilità, cioè, e la voglia pura di migliorare i content che carichiamo su YouTube, vogliamo appunto portare dei video di maggiore qualità, magari abbassandone la frequenza, quindi puntiamo sulla qualità invece che sulla quantità, però il discorso più o meno è quello. Non video come prima, quindi ma sì, facciamo un video oggi perché così, no, video ragionati, video che ci scriviamo un copione, tra virgolette, dei punti perlomeno di cui parlare, da seguire, a meno che non sia appunto come nella serie Coop con Auron. Vabbè, lì monteremo le parti più interessanti della sessione di registrazione, magari registriamo un'ora di video e ne viene fuori 15 minuti, oppure due video da 15 minuti, dipende un po' da quante cose riusciamo a fare in quel lasso di tempo. Ovviamente all'inizio sarà molto 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 spezzettato, vedrete magari noi da zero, poi me che sto costruendo la casa, comunque qualcosa del genere. Non faremo mai vedere tutto, in quanto sarebbe noioso. Ok, quindi per questo vlog, video aggiornamento, video di riapertura del canale, come volete chiamatelo, è tutto, e noi ci rivediamo a settembre. See ya!